Ancora una puntata sulla campagna elettorale per le regionali, sempre a partire dai Nuovi Mostri, che è un libro certamente, ma che è un'idea di resistenza al degrado culturale, come chissà, come sa chi ci ha seguito fino adesso. Allora, precedentemente avevo parlato di facce piene e frasi vuote da parte di chi faceva campagna elettorale, per lo più affidata a una faccia o a uno slogan senza senso. Oggi vorrei parlare invece in termini costruttivi di che cosa può diventare o potrebbe diventare una campagna elettorale seria dal punto di vista culturale. Per esempio, a me piacerebbe che sia i candidati presidenti di regione che le figure dei candidati ai vari consigli regionali dicessero qualche cosa, al di là dello slogan pubblicitario sui cartelloni o su internet, o in televisione, dicessero qualche cosa sugli aspetti culturali del degrado di questo paese, dicessero qualche cosa su come intendono legare la cultura a partire dai bambini della scuola per arrivare poi all'università e in generale alla cultura popolare della gente di strada, dicessero qualche cosa sulla condanna dell'analfabetismo di ritorno o di partenza che ci sta assediando e su qualche idea per tenere insieme il paese culturalmente. Io finora, devo dirvi la verità, cose di questo genere non le ho sentite, non le ho viste, non le ho lette, però si fa sempre in tempo. E se noi decidessimo di scegliere caso per caso nelle varie regioni, noi che come comunità legata ai Nuovi Mostri e a questa piattaforma e a questo video, noi decidessimo di impostare una campagna elettorale culturalmente, cioè su chi si impegna sul piano culturale, laddove con l'aggettivo culturale intendiamo un diverso atteggiamento nei confronti della realtà circostante, ecco, forse già questa sarebbe una discriminante che va oltre destra e sinistra, anche se devo dire la verità, a destra questo problema spessissimo non se lo pongono